Ascoltando l'intervento degli onorevoli del Partito Democratico, appare evidente che il loro unico obiettivo è una democrazia bancaria, una repubblica fondata sul lavoro dei banchieri. La ratifica che questo Parlamento sta andando ad approvare è una ratifica che va a donare un altro pezzo di sovranità monetaria a un'entità che non è eletta da nessuno. Questa entità sarà un board, un tavolo dove si siederanno le persone, ma quali persone? Solo i governatori delle banche nazionali, oltre a pochi altri professionisti che decideranno come e quali banche italiane in crisi salvare. E questo non è giusto, non è corretto. In pratica, fino ad oggi, avevamo la possibilità di aiutare le banche in crisi. Lo abbiamo fatto con i soldi dei contribuenti, a volte lo è stato fatto, sono stati fatti dei prestiti alle banche, prestiti che in un caso come Montepaschi sono tornati indietro. Ora sappiamo benissimo che gli stessi soldi poi ce li hanno rimessi gli azionisti di Banca Montepaschi, va bene, però comunque era una possibilità che c'era, questa possibilità non ci sarà più. Mi è sembrato di capire che sia passato di qua il collega Rosato e ha intimato al collega Buttiglione di non intervenire. Di non intervenire. Ma voi siete fuori di testa. Si rivolga. Quello su cui vorrei far riflettere però è: ma se lo Stato deve intervenire, perché non interviene col bailout? Perché noi col bailout cosa abbiamo fatto? Con Monte dei Paschi di Siena ci abbiamo pure guadagnato. Abbiamo messo i soldi all'interno di Monte dei Paschi di Siena, abbiamo gestito come Stato e quindi come una controparte forte, non come un singolo risparmiatore che non è una controparte forte, e alla fine siamo usciti vincitori. Oggi i correntisti, per colpa vostra... Si rivolga alla Presidenza, poi se è colpa mia... Se è colpa mia... che non hanno nessuna voce in capitolo nella gestione di queste banche, che chissà con chi hanno fatto affari e a chi hanno prestato soldi, e lo sappiamo, probabilmente si troveranno le obbligazioni con valore zero. Quindi state rubando i soldi ai risparmiatori, ditelo. Il fondo che andrà a costituire, è inutile che andate in giro dicendo che servirà per tutelare i contribuenti, i piccoli risparmiatori e gli utilizzatori delle banche, perché il fondo interverrà solo dopo che sarà intervenuto il bail-in. Il bail-in, lo sapete che cosa si tratta? Si tratta di un intervento, di un meccanismo che andrà ad azzerare, ad annientare, a cancellare i risparmi di centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori. Si dà per scontato in quest'Aula che le banche debbano truffare qualcuno, perché si chiama passo avanti la manovra attraverso la quale, invece di fare attingere le banche dal pantalone dello Stato, si fanno attingere le banche dal pantalone della povera gente che ha i conti correnti. Questo è l'unico dato per certo dal Partito Democratico. Cioè, ci dicono con soddisfazione che hanno fatto un passo in avanti, perché sono passati dal salvataggio fatto con le tasse dei cittadini al salvataggio delle banche fallite effettuato con i soldi dei correntisti. Mai che vengano salvate le banche prelevando quattrini che si sono rubati anche gli amici vostri banchieri. Si rivolga alla Presidenza. Le persone che hanno speculato con le banche sulle banche. Il Movimento 5 Stelle prima delle banche salva i cittadini dal dissesto idrogeologico. Se salva una banca se la prende lo Stato italiano e la nazionalizza e manda in galera gli amici vostri che si sono fottuti. Chi sta urlando? Di Dio sulla collega Di Battista, la richiamo all'ordine.